E cambia delle vibrazioni alle 8:30 su RTL 102.5. Dicevamo, abbiamo già fatto qualche accenno qua e là della giornata calcistica, naturalmente la Serie A, ce ne sono altre due oggi di partite, tra oggi e stasera. Cominciamo subito a salutare Massimo Caputi, grazie per essere con noi, buona settimana, buon lunedì. Buongiorno, buon lunedì. Allora Massimo, parliamo di cose serissime. Zaniolo, il baby prodigio della Roma, 19 anni, è fortissimo, ma la mamma è meglio. Il titolo che ne fa questa mattina Dago Spia, il sito di Roberto D'Agostino. Occhi da cerbiatto, tatuaggi e bellezza mediterranea. La sensualissima 41enne Francesca Costa ha fatto scapocciare la tribuna dell'Olimpico. La domanda è altissima, ha fatto scapocciare anche te? No, io però ho visto il servizio a cui tu ti riferisci. No, indubbiamente... la mamma di Zaniolo attira le attenzioni, ma diciamo, occupandoci noi di calcio, diciamo, preferiamo concentrarci su quelle che sono le gesta di Zaniolo, che è un giocatore veramente di grande qualità, ma che credo vada seguito sicuramente con la giusta enfasi, riconoscendogli il valore, ma senza esagerare, perché di ragazzi bravi ne abbiamo visti tanti, ma poi perdersi è molto semplice. Anche questi paragoni e questi accostamenti sono sicuramente importanti per lui, però non dobbiamo cercare sempre ogni volta di trovare il clone di qualcuno. Zaniolo è un patrimonio del calcio italiano e della Roma, se continua così sarà un patrimonio importantissimo. Massimo, tutti siamo stati al gioco, ci mancherebbe, stiamo parlando di pallone, però mi piace sottolineare che ciò che conta per questo ragazzo, prima abbiamo sorriso dalla mamma, è che la famiglia è un punto di riferimento molto forte, e questo fa ben sperare per il futuro agonistico e professionale, perché a questi livelli devi avere, guarda Francesco Totti, degli ancoraggi molto saldi. E invece, come dire, l'altro vertice è Gonzalo Higuaín, un brutto addio. Sì, un brutto addio nel momento in cui poi gli attaccanti si scatenano, e anche un po' per ironia della sorte una serie di attaccanti e di protagonisti sono un po' legati al Napoli, no? Se ci pensate, perché Zapata, appunto, Higuaín, Quagliarella, Milik, insomma tutti attaccanti, nella giornata degli attaccanti c'è molto di Napoli. Ma Higuaín, sì, una brutta vicenda, che però secondo me è un segnale ben preciso, che è quello di una società che con l'arrivo di Gazidis ha sterzato in maniera drastica quella che è la sua strategia. Quindi da qui anche le dichiarazioni di Leonardo, che per certi versi si faceva fatica a comprendere. E quindi va via un attaccante seppur importante, ma di 32 anni, e che costa tanto, e il Milan insomma vira verso i giovani, che è una politica che però non è che attuerà o attua solo il Milan, penso che sia una delle strategie, diciamo, di molte società che non possono competere sul piano economico come nei confronti della Juventus. E per quello che riguarda Higuaín, io sono curioso di vedere questo cambio che ci sarà nel Milan via Higuaín e probabilmente l'arrivo di Piontek, se il Milan ci guadagna o ci perde, sinceramente. Lo vedremo insieme e lo commenteremo senz'altro con Massimo Caputi, che adesso salutiamo, e grazie e buona settimana. Grazie a voi, buona settimana.